Frequentemente, negli ultimi video dedicati alla filosofia, ho fatto riferimento, in particolar modo parlando di Kant, agli empiristi, gli esponenti della cultura filosofica prevalente nel mondo anglosassone nel XVII secolo. Ritengo sia doveroso, quindi, fare un salto indietro di due secoli rispetto al contesto storico in cui ho ambientato i miei ultimi video, per osservare come ci siano stati degli uomini che già precedentemente si erano interrogati circa il valore da dare all'esperienza nel processo conoscitivo. Gli empiristi, come il nome rivela, rivendicano il primato dell'esperienza e affermano che al di fuori di essa non vi sia nulla di conoscibile. Operano pertanto attraverso il metodo induttivo per procedere dalle sensazioni alle idee. È ora opportuno fare un riepilogo. Con Cartesio abbiamo parlato di razionalismo e dunque di metodo deduttivo che, a partire da alcune proposizioni a priori, mira a matematizzare l'intero universo. Con Hobbes e Locke vedremo ora il metodo induttivo, che invece parte dall'esperienza per cercare di comprendere la natura. A superare entrambi i metodi arriva Kant, e il video è qui in alto, che tuttavia mantiene il dualismo fondamentale tra realtà fenomenica e realtà noumenica, che verrà a sua volta sintetizzato da Hegel, che afferma che tutto ciò che è reale è razionale, e anche qui vi linko il video qui in alto. In questo modo, da Cartesio in poi, con i video che vi ho linkato, quelli che potete trovare nella playlist Filosofia e questo video, abbiamo ripercorso la storia della filosofia circa la conoscenza dal XVII secolo al Novecento, con Popper ultimo esponente. Vedremo poi in futuro anche i post-popperiani Heidegger e Gadamer. Quindi oggi mi offro io e parliamo della visione della conoscenza per Hobbes e Locke. Educati entrambi a Oxford, seppur con 40 anni di differenza, Hobbes e Locke rappresentano due pietre miliari nella gnoseologia, lo studio di come sia possibile la conoscenza. E inoltre sono anche molto importanti per la loro visione politica, in quanto il primo teorizzò lo Stato assoluto e il secondo lo Stato liberale, ma di questo parleremo meglio in un prossimo video. Partiamo da Hobbes. Egli, conosciuta l'opera di Francis Bacon, decide di seguire due percorsi, uno deduttivo e l'altro induttivo. Nel primo intende comprendere dove l'uomo abbia possibilità di conoscenza, e dunque afferma che esistano dei costituenti fondamentali del mondo, ossia ciò che rimarrebbe della natura se togliessimo l'esperienza che abbiamo di essa. E questi sono la materia e il moto. Lo spazio e il tempo, invece, non sono realtà a sé stanti, sono dei contenitori, sono le forme attraverso le quali noi ci rappresentiamo gli oggetti dell'esperienza. Hobbes inferisce dunque una visione meccanicistica della realtà, dove tutto viene ricondotto al movimento di corpi e atomi. Tuttavia, egli afferma che la conoscenza sia scire per causas, ovvero è possibile solo riguardo a ciò di cui conosciamo le cause prime, e dunque solo per quanto riguarda i prodotti dell'uomo. La natura, di cui non conosciamo le cause prime, non è pertanto conoscibile certamente e necessariamente. Se non è possibile conoscere la natura certamente con metodo deduttivo, è tuttavia possibile fare un tentativo con il metodo induttivo, che procede dalla sensazione, che avviene quando la materia e gli atomi entrano in contatto con gli organi di senso dell'uomo, per arrivare alle idee prodotte dal pensiero a partire dalle immagini lasciate dall'esperienza. A questo punto è la concettualizzazione, ossia la costruzione di ragionamenti, che istituisce i rapporti di causa-effetto, ma questi sono convenzionali, perché non abbiamo conoscenza circa le cause prime, e dunque si ha che la conoscenza sulla natura è probabile, non ha un valore di verità a priori. È vera nel discorso, ma non nelle cause. Questa visione pone un forte limite a quello che possiamo indagare con la nostra mente e a quello su cui possiamo avere certezza. Ma d'altronde, dopo la parabola filosofica dei due secoli successivi, abbiamo già visto che con Popper si ritorna sostanzialmente allo stesso punto. La scienza è infatti l'insieme di tutte le teorie non ancora falsificate. Locke parte invece considerando l'uomo un oggetto passivo della conoscenza oggettiva, che si fonda sulla esperienza della realtà sensibile. Questa incide dei segni sulla tabula rasa che è la mente umana. L'uomo interpreta questi segni con i sensi, li elabora attraverso l'intelletto e giunge dunque alla conoscenza. È importante sottolineare che Locke critica Cartesio nella sua concezione della ragione. Egli afferma infatti che essa non è infallibile e non è nemmeno in grado di creare ex nihilo delle idee. Tuttavia,
pur non essendo sostanza, e sei l'unico strumento in grado di guidare l'uomo. Le idee semplici, dunque, sono prodotte dall'esperienza che segna la nostra mente, che, come sostiene Locke, è libera da ogni preconcetto o pregiudizio, è tabula rasa, appunto, ma tuttavia ha il forte limite di non poter indagare ciò che va oltre l'esperienza. Sono le idee complesse, invece, ad essere prodotti della ragione, costruiti dall'intelletto sulla base delle idee semplici fornite dall'esperienza ed espresse attraverso il linguaggio, che tuttavia non esprime alcuna vera essenza della realtà, come vorrà poi Hegel, bensì è solo uno strumento convenzionale che è necessario per poter comunicare. La conoscenza, infine, non è data dalla somma delle singole idee, bensì dalla percezione del loro accordo o disaccordo. Tale percezione può essere intuitiva, come la nostra percezione della esistenza dell'io, di noi stessi. Può essere dimostrativa, procede dunque attraverso un ragionamento per dimostrare ad esempio l'esistenza di Dio, o può essere per sensazione attuale, ed è quella che riguarda il rapporto tra pensiero e realtà. Anche per Locke esiste una conoscenza probabile, ma essa è solamente quella che riguarda la nostra quotidianità. Un video dedicato a questi due filosofi era necessario per poter comprendere i collegamenti con le teorie filosofiche di cui abbiamo parlato negli scorsi video. Grazie per aver guardato. Io vi chiedo di farmi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, seguitemi su Facebook e su Twitter e ci vediamo al prossimo video.